Le 32 squadre sono divise in 8 gruppi per giocarsi la seconda fase del mondiale. Ma come sono divisi questi gironi? Ciao, io sono Riccardo di Doppia Doppia e oggi andiamo ad esplorare un po' più nel dettaglio come viene divisa questa prima parte della FIBA World Cup. 8 gironi, o per meglio dire gruppi. 4 nazionali ciascuno, passano solo le prime due. Scopriamoli allora insieme. Gruppo A. Angola, Repubblica Dominicana, Filippine, Italia. Partiamo subito con il gruppo che ci riguarda. Il gruppo A riserva tante insidie che potrebbero giocare a sfavore dell'Italia. In primis troviamo contro la squadra di casa, ossia le Filippine, e quindi tantissimo pubblico che riempirà il palazzetto di Manila per tifarci contro. In secondo, perché la Repubblica Dominicana avrà in squadra Karl-Anthony Towns, centro dinamico dei Minnesota Timberwolves, che potrebbe crearci qualche problema in difesa. Anche l'Angola, che sembra essere la squadra più svantaggiata delle quattro, potrebbe sorprendere con Bruno Fernando, giocatore NBA che ha vagato un po' per la Lega in cerca di minuti nelle scorse stagioni. Filippine che si affideranno al talento e alla pazzia di Jordan Clarkson, che vorrà sicuramente far sognare i propri tifosi e andare il più avanti possibile. Il ritorno di Kat e la gioventù di Jean Montero, classe 2003 che vedremo a Siviglia il prossimo anno, potrebbero essere una bella gatta da pelare per tutti. Per l'Italia approfondiremo in un video dedicato, quindi iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervelo. Dovremo comunque stare attenti a non fare i passi falsi. Gruppo B. Sudan del Sud, Serbia, Cina e Porto Rico. Il gruppo B offre parecchia indecisione sulla seconda potenza, senza dare quasi nessuna speranza o davvero poche sulla possibile leader, la Serbia. La squadra serba dovrà fare a meno di Nikola Jokic e Vasile Micic, che hanno dato forfait per la competizione, ma per questo primo turno non credo abbiano problemi a conquistare il primo posto, soprattutto se Bogdan Bogdanovic sarà in forma per l'inizio del mondiale. Il Sudan del Sud parteciperà per la prima volta al mondiale dopo aver dominato il torneo di qualificazione africano con 11 vittorie e una sconfitta. La presenza di Wenyen Gabriel, giocatore dei Lakers, potrebbe portare qualche speranza in più e fare ancora di più la storia di questa nazionale. Cina e Porto Rico invece si presentano al mondiale per provare a passare il primo turno, squadre molto simili con nessun giocatore di spicco. Anzi, la Cina lo ha, si tratta di Li Ka-Yer, o per meglio dire Kyle Anderson, che proverà a ritagliarsi un ruolo importante nella squadra di Sasha Georgievich e portare in alto il movimento cestistico cinese. Probabilmente Serbia e Cina saranno le due squadre a passare il primo turno e che vedremo più a lungo in questa FIBA World Cup. Gruppo C, USA, Giordania, Grecia e Nuova Zelanda. Il gruppo C, senza Giannis, ha tolto un po' di spettacolo e di attesa sulle prime partite di Team USA. Inutile dire che gli americani restano i favoriti non solo per il passaggio nel turno, ma per vincere la medaglia d'oro, e si presentano con un roster di giocatori giovani e al primo impatto con il mondo FIBA. Ma chi sono i giocatori più interessanti e che potrebbero avere più impatto? Beh, ne ho parlato in questo primo video, te lo lascio qua nelle schede appunto e qua sotto in descrizione. La Grecia invece si presenta senza la sua stella Giannis e non ha brillato nelle prime partite di preparazione. La sensazione è che alla fine sono anche una buona squadra, ma non c'è quel giocatore che possa prenderla in mano per trascinarla verso la fine della competizione. Sta di fatto che per il livello del gruppo C, Team USA e Grecia dovrebbero passare come prima e seconda. Per quanto riguarda Giordania e Nuova Zelanda c'è poco da dire. La prima cercherà di ottenere la prima vittoria in un mondiale, infatti nelle prime due apparizioni sono stati sempre sconfitti. La seconda invece vuole coronare un buon torneo di qualificazione fatto di 8 vittorie e 2 sconfitte, con magari uno sgambetto ad una delle grandi. Potrebbe essere il primo gruppo che può regalarci un upset? Fatemelo sapere nei commenti. Gruppo D, Egitto, Messico, Montenegro e Lituania. Il gruppo D vede la Lituania in prima linea per passare il turno e Montenegro e Messico a lottare per il secondo posto. Ma approfondiamo secondo queste squadre. La Lituania si presenta sempre con un roster solido ma senza Domantas Sabonis e dovrà riscattare il brutto risultato di Eurobasket per tenere testa alle ambizioni dei tifosi. Seppur la mancanza del giocatore dei Kings sia una grossa perdita, il duo Valanciunas e Sabonis non aveva funzionato minimamente nell'ultima competizione. Questo potrebbe offrire un gioco migliore e di conseguenza anche risultati migliori. Il Montenegro arriva dall'ultimo mondiale concluso con il 25° posto e una sola vittoria.
in questa competizione Vucevic e compagni vogliono e devono migliorarsi dopo essersi nuovamente qualificati. Poco da dire invece sull'Egitto, che proverà a conquistare la prima vittoria dal 1994. Il Messico invece arriva in modo migliore, 8 vittorie e 4 sconfitte nel girone di qualificazione, e senza giocatore NBA proverà a giocarsi il secondo posto contro la squadra di Vucevic. Gruppo E, Germania, Finlandia, Australia, Giappone. Il gruppo più equilibrato e interessante di questo primo turno è il gruppo E. Germania, Finlandia, Australia e Giappone sono tutti possibili candidati per passare alla fase successiva. Questo rende ancora più entusiasmante le sfide che li vedono coinvolti. Australia è quella che per storia recente si presenta con maggiore autorevolezza. Un roster che è un mix di giovani talenti e vecchie glorie, guidata sicuramente da Patty Mills, ma che può trovare molto anche da Josh Giddey e Jason Daniels. Per i boomer mi sembra un anno di transizione, senza perdere però la potenza di fuoco che li proietta all'obiettivo medaglie. La Germania invece è una classica squadra da underdog, ma che pian piano si sta affermando, soprattutto quando il roster presenta i fratelli Wagner, Dennis Schroeder e Daniel Theiss, gli ultimi due ormai veterani di questa nazionale. Dopo Eurobasket la Germania è riuscita a prendere consapevolezza del suo potenziale e non vuole permettersi passi falsi in questo cammino di crescita, secondo me una delle squadre più interessanti di questo mondiale. Dopo un'estate da militare, Markkanen vuole provare ad avanzare il primo turno con la sua Finlandia, che si presenta appena sotto le due squadre appena presentate, ma che può benissimo dare fastidio e rubare una vittoria inaspettata qua e là. L'efficacia di Lauri in campo FIBA è impressionante. La squadra gioca bene e in modo semplice, ed ecco che ci sono tutte le carte in tavola per passare questo turno. Il Giappone potrebbe invece avere un senso d'orgoglio ospitando questa prima fase del torneo e con Yuta Watanabe trovare il modo di mettere in ginocchio le avversarie. Non sarà facile per loro, ma arrivano da 5 vittorie di fila nel torneo di qualificazione e questo rende ancora più entusiasmante questo gruppo E, da seguire assolutamente. Gruppo F, Slovenia, Capo Verde, Georgia e Venezuela. Il gruppo F è quello di Doncic e della sua Slovenia, che dovrebbero agilmente primeggiare in un girone che d'incerto ha solo il secondo posto per qualificarsi. Lo sloveno da solo alza il livello della sua nazionale verso una possibile medaglia, ma il contorno sembra ormai il solito, che con il passare degli anni ha perso un po' il suo smalto e la sua lucidità. Il roster non avrà neanche Goran Dragic e Vlado Kančar, il primo in cerca di un contratto NBA, il secondo che si è rotto il crociato del ginocchio nei match di preparazione proprio a questo evento. Nonostante tutto, la Slovenia rimane una squadra imperdibile e va vista sempre quando gioca con la sua stella. La Georgia e il Venezuela invece si giocano il passaggio del turno. La squadra sudamericana arriva ai mondiali con la consapevolezza di aver giocato un buon torneo di qualificazione, eliminando anche l'Argentina, crescendo sempre di più come squadra e prendendo parte al secondo mondiale consecutivo. L'obiettivo? Migliorare il posizionamento in top 16 dello scorso mondiale. La Georgia invece continua con il suo gruppo storico, dando continuità ai giocatori che come punto di riferimento hanno sempre Toto Shengelia. Due giocatori NBA impegnati per loro, Bitadze e Mamukelashvili, che possono offrire centimetri e versatilità sotto canestro, soprattutto il secondo, capace sempre di sorprendere. Non sarà facile giocarci contro. E come ultima, probabilmente anche nel gruppo, Capo Verde, nazionale che Walter Tavares ha trascinato a questa storica qualificazione della FIBA World Cup, diventando la nazione più piccola ad essersi mai qualificata ai mondiali, rubando il primato al Montenegro. Direi che già solo questa può considerarsi una piccola vittoria per i capoverdiani, che sono un po' lontani da poter vincere anche solo una partita, ma mai dire mai. Gruppo G, Iran, Spagna, Costa d'Avorio e Brasile. Il gruppo G non dovrebbe riservare troppe sorprese, ma in sé è comunque una sfida molto interessante tra Spagna e Brasile, che potrebbe dirci qualcosa di più sulle speranze di andare avanti della seconda. I campioni in carica della Spagna portano una squadra simile a quella di Eurobasket, alla quale non daresti neanche un centesimo, ma che con coach Scariolo alla guida riesce sempre ad esprimere il massimo ed affidarsi ai fratelli Hernan Gomez nel momento del bisogno. Rimane una squadra insidiosa, silenziosa e che potrebbe sorprendere ancora una volta, come è successo l'anno scorso. Il Brasile invece proverà a migliorare il 13° posto della scorsa edizione con Bruno Caboclo e Raul Neto, inviati speciali della spedizione Verde Oro, accompagnati da un mix di veterani e giovani pronti a lanciare una nuova generazione di giocatori. Il passaggio del turno è sicuramente alla portata, vediamo se i due giocatori
giocatori appena arrivati in Europa nelle squadre dei club possano offrire qualcosa di più. Per Iran e Costa d'Avorio c'è poco da dire. La prima è qua grazie ad una prima parte buona di qualificazione, ma poi ha subito un paio di sconfitte da 30 e più punti nella seconda parte, riuscendo comunque a cavarsela e ad esserci proprio al mondiale. La seconda invece sta cercando di dare continuità al movimento e porta nel roster anche Mo Bamba, stessa scelta assoluta del draft 2018 e ora in forza ai 76ers. Questo torneo potrebbe aiutarlo nel prendere fiducia e trovare continuità guidando la sua nazionale. Gruppo H, Canada, Lettonia, Libano e Francia. Se ci fosse stato anche Porzingis, il gruppo H sarebbe potuto essere uno dei più interessanti da guardare. Ci aspetta però il big match tra Canada e Francia, due potenze candidate a vincere una medaglia. Il Canada, senza Jamal Murray, riesce a mettere in campo comunque un quintetto di giocatori NBA. Shai, Dort, Dillon Brooks, Olynyk e Powell saranno i trascinatori della squadra nel Nord America. Dopo Team USA è la candidata numero uno per soffiare l'oro alle altre nazionali. Anche la Francia però non scherza, anch'essa sempre tra le migliori squadre dei mondiali e che punta a finire sul podio. Nicolas Batum e Nando De Colo tornano ad aiutare la squadra di coach Collet, già tanta esperienza e medaglie nel roster che possono ovviamente aiutare a vincere. La Lettonia di coach Banky invece si ritrova senza la sua stella Porzingis, come già detto, ma questa squadra senza di lui si è qualificata a questo torneo e potrebbero comunque essere pericolosi per compattezza ed esperienza. Poco da dire invece sul Libano, nel torneo di qualificazione è riuscito a tenere dietro Giordania e Filippine. Unico nome conosciuto e che potrebbe essere la star della squadra, Omari Spellman, qualche anno fa in NBA con i Golden State Warriors prima e con gli Atlanta Hawks poi. Bene, abbiamo fatto un bel recappone sui gruppi di questo mondiale e sulle squadre partecipanti. Spero vi sia stato utile per avere un quadro generale più chiaro su questi mondiali. Secondo voi ci potrebbero già essere sorprese in queste prime sfide? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Ciao panchinari!